Il Museo in una notte è stato il titolo di un'interessante iniziativa che si è svolta venerdì 2 settembre a Cerignola, organizzata dall'associazione Amiamo della cittadina opantina insieme alla locale Prolunco. L'evento è stato aperto dal custode del museo che in dialetto cerignolano ha aperto simbolicamente il portone. E per la gente che era lì ad aspettare è stato possibile visitare gratuitamente il polo museale civico, accompagnato da guide molto speciali. Hanno fatto da contorno alle danze e le musiche del gruppo folkloristico di Deligeto Scaria. Il gruppo degli sbandieratori di Cerignola aveva aperto la serata con il percorso che è partito da Piazza Duomo e è arrivato in piano delle fosse dopo aver attraversato le vie del centro. A Torino professionisti poi si sono messi in evidenza con performance artistiche in dialetto cerignolano. I piatti tipici della tradizione opantina sono stati preparati dai ristoratori del consorzio Carpe Diem, trasformatesi anche loro nei protagonisti della vita di XX secolo e anche di poter assaporare i vini delle migliori cantine. Mimmo Siena, speciale news dal piano delle fosse, Cerignola, Foggia.